Appuntamento con 9000 giri con Luca e Mirko. Buongiorno ragazzi. Ciao Frank. Golf. Golf, oggi è il Golf Day. Sua maestà. Boh, la golf? Dipende dai punti di vista. In alcuni casi. In alcuni casi sì, sì, sì. No, no, comunque è sempre una macchina eh, di grande appeal. Quando ero, quando ero giovane per me la Golf GTI, eh. prima serie. Eh. Cioè io, prima serie. Io, eh. cioè stiamo parlando degli anni 74, 75. Quattro no, aspetta, marce. la patente l'ho fatta nel 78 avendo 61 anni, fatta nel 78, quindi la Gol GT prima serie era per me le, 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 il punto di arrivo incredibile, cioè chi aveva la Gol GT era, esatto. era già arrivato. Io ti zona. ricordo che ho qualche anno in unità, ma non, non molti, però ancora non guidavo, ricordo che il primo incontro avvicinato con una Gol GT che ebbi con mio papà, mio papà aveva una, allora una BMW 520, sei cilindri già in azione mm -hmm. per cui una del, delle ultime poi sarebbe uscito il... e trovammo in via Vecchiorre Gioia sotto sai la, eh, non al Pirelli dove c'è dove c'è quel sottopassaggio sì, di quel sì, palazzo sì, che sì. passa sì, forse sì, nella sì. regione il, comune, so, l è, l è, una il volta. comune il comune sì sì, sì. Di, diventa verde e mio padre era uno che mi piaceva schiaccia e di fianco aveva il GTI il GTI è andato via proprio no? tranquillo e, e il mio fratello disse a mio padre eh papà ha fatto vedere che anche la sua va e io rispondi <ride> ma veramente ha fatto vedere che va molto di più esatto. di questa, cioè che va molto più forte. No, ma i tempi era veramente un, eh. un, un, come dire, un simbolo, è stato veramente il precursore di tutte le macchine sportive che sono venute dopo, hanno azzeccato. Tanto. Poi dopo. vabbè, eh, sì. È una delle poche macchine che si è mantenuta un po' diciamo, sulla falseria del 911, cioè, non proprio su quei livelli, però è, è una delle macchine più longeve. È vero. Sempre più o meno con, la stessa, con lo stesso appeal, certo, certo. Vabbè, devo dire che comunque è nera. Io non sono per le ultime versioni, sono rimasto mm. un po' più vecchiotto alle, alla 3, diciamo. La 3, giusto? L'ultima sì. sì. che mi è piaciuta, che ho avuto. Ah. Eh, sì, sì, la, la, però, la, la, la... così devo dire che mi piace ancora adesso. Sì, no, questa, questa qui è la 7.5, quindi okay. è l'evoluzione... Esatto, C'è anche il punto, vero? Eh, esatto, anche eh, eh, punto. No, perché sono fatto anche i dividendi In delle virgola serie. virgola e il no, no, eh, no? Esatto, 7-1 quarto. Allora questa qui era nata con la 7, poi hanno fatto la 7.5 che differiva appunto per alcune mh, modifiche di carattere estetico e meno di carattere meccanico. Questa invece è la Golf 8 quindi già si vede la, la differenza 8 e basta 8 no per il momento 8, 8 perché l'hanno lanciata 8. da pochissimo okay. tra l'altro okay. questa qui è la versione elettrica quindi GTE col motore eh, elettrico e termico mm, um, che voglia mi stai facendo venire eh, mi stai ingolosendo io l'ho so, eh. provata che l'ho portata su eh, prima di fare il lavoro sì io non sono ancora entrato devo dire proprio molto onestamente non sono ancora entrato nell'ottica del, del motore elettrico cioè quando vai senti questo eh, questo, questo, questo silenzio che da, da un certo punto di vista fa piacere, dall'altro dice: ma insomma è accesa, non è accesa, mm. sono, dove vado questa roba, quindi non sono ancora entrato nell'arco, probabilmente da qui a un numero di anni eh, noi saremmo morti per fortuna esatto. Esatto. Eh, io spero di mantenermi il più possibile delle macchine sotto al sedere, delle macchine che facciano rumore comunque che abbiano un motore termico, perché secondo me una macchina deve essere con un motore termico. Indipendentemente se non voglio entrare nel discorso eh, verdi, non verdi, l'inquinamento, l'inquinamento. Però cioè, è, è come è snaturare una cosa che ha il cuore di, di, della macchina deve essere te, poi che sia diesel, che sia benzina, esatto. meglio se benzina. Per Guarda, di io devo dirti che adoro camminare a Milano di notte e il giovedì dopo la trasmissione che faccio di partenza mi, mi piace prima di andare a dormire in camper mi piace camminare per Milano con Supercell sì, e arriva sì, a quella sì, zona sì, lì sì, sì. a parte il silenzio io in barba chiaramente al, al come si dice al coprifuoco, al coprifuoco. vado a camminare adesso <ride> alle 11 è come le 4 di, di sì, qualche non è tempo nessuna. fa no? tutti terrorizzati fa? al morto, proprio coprifuoco se non eh, questo sibilo eh, di questi motorini ah, sì, elettrici, sì, cioè, una volta noi impazzivamo, Terribile. ci eccitavamo, io mi eccitavo. Ah, si, su... sì, Cinquantini. Eh, che che sì, facevano sì, un Oppure l'Averda, questo è un Cagiva, questo qui è sì, 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 una priglia sì, sì. da Cross. No? Ti ricordi adesso, le le, eh... a le famose marmitte a spillo, facevano un casino e che figlio, ti saltava via le, le orecchie. Di... Sì sì, pazzesco, no, no. questa roba qua pazzesco, io lo ritengo triste. Chiedo triste, scusa poi a me, rispetto a quelli che fanno la scelta di piazzare l'elettrico mm. No, 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 no ma Sono tutti cazzi loro. Ma però lasciatemi la scelta. Sono lasciatemi assolutamente mio della, tua, eh. della tua opinione. Ok, dai parliamo di questo GT Nero. Cosa allora, GT fatto? Nero qua abbiamo fatto poche cose, nel senso che, come ho spiegato tante volte, eh, sono due macchine che ci sono. È la prima volta che le vediamo, quindi non sono clienti abituali. Quindi di solito i clienti approcciano al discorso delle modifiche un pochino alla volta. Poi dipende. Da eh, discorso economico dipende da tante, da tante variabili. Questo diciamo che per il momento abbiamo fatto due, due tipi di lavorazione: un discorso estetico, abbiamo aggiunto eh, due appendici, in questo caso questo si chiama lama, eh, si monta eh, direttamente sul parorti originale, quindi va a completare. Mm -hmm in maniera un pochino più sportiva, però comunque sempre elegante, il muso, la parte anteriore. Questo è un Golgi di eh, 7.5, l'avevamo detto all'inizio. Mentre nella parte posteriore questa macchina ha già il doppio eh, scarico. E abbiamo in questo caso montato quello che si chiama estrattore o damper chiamiamolo come vogliamo con queste alettine che va a richiudere i due terminali eh, questi sono terminali di serie abbiamo solo aggiunto dei, abbiamo fatto solo una, una piccola modifica con dei copri terminali per il momento è tutta di serie quindi abbiamo fatto abbiamo iniziato con queste due modifiche estetiche e, da e come motore abbiamo fatto la rimappatura della centrale e essendo la macchina fuori garanzia abbiamo fatto una rimappatura via seriale quindi fa questa? questa qui abbiamo guadagnato noi siamo sempre abbastanza mm. bassi come, come non facciamo mai degli incrementi troppo eh, eccessivi ci plafoniamo sempre sui 30-32 cavalli eh, non... si sì, beh OGT comunque, eh. non è che è, una, è una punto, dire. Quindi, mm. da un appunto quindi tecnicamente da un punto di vista potenziale ipotetico potenziale ne avrebbe sì, molto, di, avrebbe più, molto però... di più ma noi proprio è una, una politica che seguiamo da 30 anni e i clienti lo sanno sanno che noi non tiriamo mai il collo alle macchine in maniera eccessiva in modo tale che la macchina abbia sì più corpo più, più, eh, più coppia e più potenza ma rimanga assolutamente per noi è prioritario rispetto alla coppia e alla potenza il fatto che la macchina rimanga affidabile questo okay. per noi è proprio è una, una questione di, di filosofia aziendale certo quindi per il momento gliele consegnano così poi dopo sono sicuro a <ride> piano in pianino lo, lo ingolosite per farlo poi no. no diciamo un discorso di ottimizzazione cioè hai visto che ha fatto veramente due, due cose se vogliamo molto banali mh, che sono in linea con quello che, che diciamo sempre noi mai fare cose troppo eccessive lui ha iniziato dalla parte estetica e qualcosina sul motore sicuramente uno che inizia con queste cose, probabilmente nel momento in cui va a fare un pensiero sulla parte assetto sulla parte frenante, poi chiaramente metteremo dei componenti un pochino più sportivi, ma sicuramente rimarremo sempre nell'ambito della sobrietà. Vorranno cercare una foto del GT di prima serie perché... Io non lo so, ma sul nero così una, una botta di rosso, visto che sullo specchietto mi piace tanto. Sì, sì. La, sì, sì. Il, il logo GT è, è bello rosso. Sì. Tu non ci vedresti un filo di rosso su questo. Un filo fianchata? di rosso sicuramente sì. Adesso mi ricordo che il GT Prima Serie avevano caratterizzato da, da queste bande adesive, di solito erano o nere o bianchi. Questi erano i due colori, sì. con le, le bande a contrasto. Sotto c'era una banda un po' più grossa, una banda un pochino più sottile, adesive, ma erano di una semplicità colossale. Cioè le riconoscevi perché avevano la mascherina che poi modificava da due a quattro fari con il filettino rosso che ha mantenuto anche adesso. E eh, infatti hanno, questo hanno è, fatto è bene. proprio una, 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 una caratteristica distintiva della Golf, in quel caso ce l'aveva che contornava tutta la mascherina. Il classico pomello, quello con la pallina da golf che è nato appunto sulla GTI e i sedili particolari che avevano una conformazione un pochino più sportiva anche lì con il tessuto con la righettina rossa. Altro... Ecco, guarda, vedi cosa... Adesso, Pasquale, la gliela passiamo, se la riesci a inquadrare, ma proprio così è là, non era pre preparato. Però mi manca questa botta sì. di chiaro sulla fiancata, sì, no? Sì, che sì, sia sì, sì, questo sì, sì. grigio, questo è un nero, per cui è lo stesso colore. Sì. E eh, cosa, sì, cosa così intendo. rimane un pochino più anonimo. Così un po', un po schiacciato, sì, un po' anonimo. Ma come tutte le, le, le macchine che sono nate un pochino più grintose poi le hanno veramente ammorbidite eh, in maniera forse eccessiva. Cioè questa qua come GT non ti dà più quella, quella, quella sensazione di, eh, di aggressività che, la, che la, la Golf 1, pur nella sua semplicità, perché è una macchina veramente, era una scatolina semplice se vogliamo, ma aveva questa connotazione talmente distintiva che la, la riconoscevi lontano un miglio, Queste qui... Fai fatica, d'accordo, c'è il logo GT davanti, ma è molto più eh, sì. anacquato. Le, le... Gli mancava anche, secondo me, un filo di passarruota ah, ma... per renderla sì, perfetta. Sì. no? Capito? Sì. Eh, ecco, sì. un, altro, un altro segno distintivo della, della prima serie, che la vedevi sullo specchietto, avevi passaruote di plastica nera, delle cose semplicissime, però ti allargavano la carreggiata di almeno 4-5 cm. Aveva quindi... la, la 175 mi sembra, vero, come pneumatico, come dimensione. Eh, a memoria. Quindi mi sembra fanno... di corale, sì, perché è un si montò sul le, GL. Sì, ma aveva dei cerchi da, da, da 14 li potevi mettere da 15 sì. stiamo parlando veramente eh sì, un altro, un altro del ero, giurassico c'è cioè, un cerchio da 14 oggi non ce l'ha neanche la, la bicicletta di mio nonno cioè nel senso non, diventerebbe la quasi la mia 1 al 14 ma sì ma stiamo parlando di macchine anche di... la sua Lupo <ride> la Lupo aveva... stiamo parlando anche la sua Lupo è una macchina mm. diciamo anziana se vogliamo cioè macchine attuali la 500 che esce adesso la, la, la versione base non esce con 16 ne esce neanche con 15, per cui mh, è proprio cambiato tutto, è cambiata mm. la filosofia. Eppure quelle macchine lì gli andavi a mettere il, il cerchiettino da 15, era una... E ti sentivi no, padrone del ti mondo? Ti sentivi padrone del mondo? Aprivi la Claire del garage e godevi come un riva. No, a parte che ti dico, eh, nella sua semplicità aveva 110 cavalli, ma il, il, il segreto di quella macchina è che pesava meno oh, sì, di sì. 1000 kg, sì, quindi sì, il sì. discorso che aveva pochi cavalli, poi non aveva catalizzatore a benzina rossa, figurati, che senza bello. nessun tipo di ostruzione. Il, 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 il diciamo che il vantaggio enorme era il rapporto peso potenza, non tantissimi cavalli, ma su una macchina così leggera bella, Ma va subito, mi ricordo bella, che bella, era bella, proprio bella, bella, bella. Gustosissima. Gomme sì. gustosa è questa GTE. Sì, questa qui è proprio le, diciamo che come detto la, la, la versione successiva, quindi la Golf 8, eh, sono stati fatti, diciamo che quello che, che si vede di, di prima chito è proprio il fatto che comunque hanno fatto sì delle delle, delle modifiche ma hanno sempre mantenuto comunque il, lo stile della, della macchina. Precedente, cioè riescono sempre sì. a mantenere non so, i fari anteriori, se li guardi da davanti sono molto simili, li guardi di fianco, hanno aggiunto questa specie di eh, baffettino. Quindi non è che abbiano cambiato, ogni, ogni serie gli fanno delle, degli aggiustamenti, però il corpo generale rimane quello. Cioè la linea di cintura, le, le, i, i vetri, la conformazione dei vetri, e quello, è... <ride> quello è il. Sfenco! Ecco. <ride> ecco, quindi questa macchina qui, come dicevo, nasce elettrica, poi la caratteristica è che nasce elettrica e la puoi mettere ibrida, quindi se tu la accendi di prima nasce elettrica, poi la puoi mettere ibrida. E questa qua è la prima che abbiamo fatto con il sistema Sound Booster, nel senso che il Sound Booster lo puoi montare volendo anche sulle macchine elettriche, quindi anche sulle Tesla, e questa qui è la prima, penso, Forse siamo stati i primi in Italia a montare Sound Boost su una macchina su, su questo modello qui. Adesso Mirko vi fa sentire la, 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 il risultato. È chiaro che stiamo parlando di un'estremizzazione, cioè macchina elettrica rispetto al termico, un rumore, però almeno un filino di sound poco o tanto che sia ma almeno ce l'hai. Che dimostri di essere viva che dimostri <ride> di essere viva, esatto il concetto, il un concetto anima, ce sembra, un, dimostra sembra anche una, una controindicazione, sembra un non senso cioè, macchine elettriche gli fai fare il rumore, sì. sembra un non senso però per alcuni secondo me hanno approcciato il discorso di elettrico per questioni di, di scelta loro però sono rimasti eh, comunque ancora ancorati al discorso delle, delle, del, del, del rumore su un, un termico certo, di, solo per sapere indicativamente che hanno i due proprietari più o meno riesce. A... Eh, adesso vado a memoria. Cerco di inquadrarli. No, non sono, diciamo, possono avere sui 40-45. Oh, tutti e due? Eh? Più, più sì, meno... più o meno, sì. Adesso okay. sto cercando più di inquadrarlo, ne vedo talmente giovane, tanti. Dai, di, 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 di che... No, giovane non è, non, cioè, non, non ragazzini, ma non certo della mia età o della tua, della mia, <ride> esatto, cacciami dentro. Cacci... No, della, vo della vostra, hai, hai capito? Dentro, hai capito. No, vabbè, 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 vabbè. Vai, sentiamo. Il rumore tu lo fai mm. con l'acceleratore, sì, eh? sì lui sì, sì, da... sì, segue mm. i giri, cioè, è come se fosse un motore. Cioè, la macchina è, è, cioè, è attivata elettricamente, nel senso che su lui da gas la macchina va avanti, ma non, se lui spegne il sound, silenzio assoluto. La macchina va, ma non, la macchina ma non fa rumore. Non fa rumore. Quindi questo è uno dei 30 pass sound che il cliente può eh, caricare. Poi Hai dopo... aumentato il volume adesso. Sì. Dal, dal tuo smartphone facciamo vedere che comunque Pascal, come sempre, è tutto è tutto modificabile e, e da lì cambia anche il sound puoi scegliere il... si sì, da qua posso cambiare anche il sound, vado su qua e poi mi sceglie il sound che voglio per esempio voglio il un race 1 bello scusa mi fai sentire, vista era quello di prima no? Sì. mist era quello di prima, che sì, curva Molto urban questo, molto eh. urban. Questo proprio nasce per l'utilizzo esatto. Bello questo qua, bello secco. Sì, questo sembra quasi una, una la Lamborghini, esatto. bello. Grazie mille. Ecco. Ti invito cui... tanto eh, sulla GTE. Per no, cui abbiamo... poi, poi, poi il suo proprietario si arrabbia, d'altronde io ti voglio bene comunque, ma apprezzo che ci sia qualcuno no, che va. No, 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 su, ma su, eh, su voglio dire: eh, per no. fortuna che ci sono ancora questo genere di clienti. Perché il, il discorso nel, nel nostro settore, dove noi appunto facciamo modifiche, quello che ogni tanto mi viene come pensiero, ma chissà cosa succederà fra 5-10 anni, ma neanche In fra 10 anni. è che c'è un mercato, è un mercato comunque, è, mercato comunque, cioè, cioè, è sempre stato così. Cioè, L'evoluzione no. meccanica c'è sempre stata. 20 anni fa o 30 anni fa, facevamo dei lavori su appunto le 1 turbo, le golf, etc. poi pian pianino si sono evolute, una volta erano carburatori, poi sono passate a iniezione e da lì le centraline, adesso passeranno piano piano al discorso elettrico, comunque qualche cosa da fare lo trovi sempre, quindi mh, è chiaro che diventa sempre più sofisticato e anche sempre più, mh, non dico difficile, però devi avere una manodopera specializzata, non ti puoi più improvvisare con le. Io. Perché hai col... sganciato? Devo aprire eh? Sì, perché abbiamo fatto oltre il discorso. Ah okay. scusami, no, io. Tu apri, apri. Ecco. we have an engine, man. eh? esatto, perché questo qua funziona. Anche. We have an engine. Funziona. <coughs> voilà. Adesso Mirko ci dirà dove ha posizionato. Eccolo qua, la Seleton, l'ho già individuata io, è qua. Quindi questo è il solito discorso, nel senso che questo lavora ovviamente solo sul discorso sul motore termico come abbiamo fatto vedere tante volte il cliente sfila la centralina Sgancia il connettore, adesso non la tiro fuori, ecco qua. Vedi, non rovinare tutto la no, no, il lavoro. No, 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 ehm. no. Sgancia il connettore, lo, lo toglie la centralina, mette il tappo di chiusura che è dentro e la macchina ritorna esattamente come, come mamma l'ha fatta. Con questo tipo di elettronica la macchina ha 150 cavalli, abbiamo fatto un, un... dai dati che ci ha dato l'assetto, abbiamo guadagnato 28 cavalli e 41 Nm. Nm. Quindi sul termico, ovviamente, parliamo sempre del termico. <coughs> Sul termico c'è un, un bel guadagno, ovviamente sull'elettrico siamo ancora in un, in un momento in cui cambiare la, la conformazione del motore elettrico siamo ancora, è ancora troppo presto. Quindi, diciamo che per fortuna cioè il problema nostro a livello motore sarà quando le macchine le faranno full electric, che già adesso qualcuna c'è, lì diventa difficile perché ovviamente per la tecnologia che c'è adesso riuscire a fare delle modifiche sostanziali sull'elettrica lo riesci a fare su un motore ibrido perché almeno tocchi la parte termica, la parte elettrica la lasci così com'è. Buono, grazie mille. Figurati. Grazie, grazie Luca, vuoi. grazie Mirko, sei lì dietro, vero? Sì. Chiudi. se ti chiudo io, ti fidi. Chiudi, vai, faccio vai, dei danni vai. No. Già <ride> vai, vai. No, cosa ha fatto nel recente passato. La chiuda, la chiuda pure. Ecco, a punto. La chiudi umama. lei, fantozzi, Ecco esatto. va bene. esatto. A lei, via. Grazie ragazzi, grazie Luca. Ciao amici. Grazie, ci vediamo alla ciao, prossima. Grazie Ciao, ciao.